Ma quanta gente che arriva. Hai visto? Buonasera, Massimo Rendine. Ciao, bene, bene, bene. Massimo Rendine è stato un altro grande dirigente della RAI, è stato direttore del telegiornale, ma qui è soprattutto come presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, perché quello che molti di voi non sanno è che Mike Bongiorno ha fatto la resistenza, eh? Ha fatto la resistenza. Dunque, intanto mi hai fatto incontrare una persona che io conobbi più di 50 anni fa negli Stati Uniti, perché lui fu mandato dalla RAI per fare uno stage e io l'ho accompagnato insieme a un altro giornalista della RAI, Antonello Marescalchi, abbiamo girato tutta l'America e io avevo già capito che lui sarebbe diventato un personaggio molto importante, perché Marescalchi era un piuttosto giovane e fatuo, mentre invece lui era un uomo che difatti ha dimostrato di avere veramente delle grandi possibilità. Pensa che adesso mi pare tu insegni ancora all'università, se non no, sbaglio. ho smesso, per fortuna loro. Sì, io insegnavo scienza della comunicazione a Tor Vergata, facevamo i master di scienza della comunicazione. Vuoi raccontare tu il Mike Partigiano? Come dici? Dicevo, vuoi raccontare tu l'esperienza di Mike come partigiano? Io ho conosciuto Mike appunto in America e mi raccontò con, diciamo, non lo so, pensavo con estremo pudore proprio le sue avventure di combattente per la libertà, perché lui sciava, mortava dei documenti, anche delle informazioni e degli ordini a delle formazioni partigiane come staffetta, e questo gli costò il carcere e scampò per miracolo alla fucilazione. Ecco. Ma tu eri, eccolo qua, vedi, questa ecco, è quella, una foto, sì, la questa tua. È San Vittore, questa, quella freccia segna la cella 89 del Sesto Raggio. Ecco, io ho fatto più di 6 mesi a San Vittore. Ma conoscesti Montanelli tu a San Vittore? Sì, Montanelli l'ho conosciuto lì, perché devi sapere che avevano arrestato successivamente anche mia mamma, perché speravano di avere qualche informazione dalla mamma. Quindi la mamma era nel reparto femminile del carcere e naturalmente era disperata perché non aveva più notizie mie. Le guardie italiane, non quelle tedesche del carcere, sapevano che la mia mamma era lì e un bel giorno mi fecero la sorpresa. Arrivarono con un enorme bidone pieno di acqua e un palo e un altro prigioniero e mi fecero portare quest'acqua nel reparto femminile, facendo finta che il reparto femminile aveva bisogno di acqua. E allora, a rischio della vita, perché se li avessero scoperti chissà cosa sarebbe successo, mi portarono nel carcere femminile. Però per arrivare lì dovevo attraversare l'infermeria. A San Vittore c'era anche l'infermeria. Nell'infermeria c'era Montanelli, il quale, sapendo che io andavo nel reparto femminile dove tenevano la sua moglie, ogni volta che io passavo mi dava dei bigliettini da portare alla moglie. Rischioso, ecco. Anche sì, questo. Era molto rischioso anche questo, e fu così che diventammo molto amici, e naturalmente poi quando è finita la guerra ci siamo incontrati. Però quello che ci tenevo a dire è questo, che non bisogna, bisogna capire, perché vedi, Rendina è presidente dei partigiani d'Italia. Ecco, io non mi considero un vero partigiano, io ero una staffetta. In quel periodo in cui io ho operato con la resistenza non c'erano ancora le formazioni che combattevano, stavano preparandosi, e per fare questo ecco che uno come me, che parlava correntemente l'inglese e quindi aveva la possibilità di parlare con i militari che venivano paracadutati lungo il confine, portava questi messaggi a Milano e a Torino. Questo è il lavoro che io ho fatto. Purtroppo siamo stati traditi e una volta, durante una missione, mi hanno arrestato e ovviamente mi hanno messo subito al muro, perché allora, tu forse non lo sai, c'erano dei manifesti per le strade che chi veniva colto in flagrante doveva essere fucilato immediatamente. Fortunatamente io avevo addosso anche i miei documenti americani e il comandante della Gestapo diede ordine di portarci a San Vittore anziché eseguire subito questa fucilazione. Nel frattempo che cosa è successo? Che il Comitato di Liberazione, sapendo che io ero stato arrestato, informò gli americani che ero stato arrestato e mi trovavo a San Vittore. Bene, pensa, io sono un miracolato veramente, questo lo devo dire questa sera,
perché pensate, gli americani si sono adoperati per parecchi mesi finché sono riusciti a mettersi d'accordo con la Gestapo per questo scambio di prigionieri e mi hanno tirato fuori da un campo di concentramento e in cambio di Mike Bongiorno diedero un prigioniero tedesco che era stato arrestato mentre faceva non lo so che cosa negli Stati Uniti e quindi io mi sono salvato la vita in questo modo, penso. E allora, allora torniamo un momento al Mike Bongiorno del Festival di Sanremo, questa fantastica competizione. Lui ne ha fatti 12, Pippo ne ha fatti 13. Vediamo un momento in questo servizio di Nadia Alese, i Festival di Mike Bongiorno. Vincitrice assoluta del 13° Festival di Sanremo con 90 voti, uno per tutte. Comincia nel 1963 la lunga carriera di Mike Bongiorno al Festival di Sanremo, che lo vedrà al timone della manifestazione canora per ben 11 edizioni, battuto solo lo scorso anno da Pippo Baudo. Da allora Mike sarà il conduttore del festival per 5 anni di seguito. Sono edizioni storiche. Il 1964 fu l'anno del famigerato playback di Bobby Solo, fermato da una faringite, e del boom discografico, che fece segnare il record di ben 6 milioni di dischi venduti. Il 65 però vide la rivincita dello stesso Bobby, trionfatore con Se piangi se ridi. Il cantante di sicuro rise per la vittoria, ma pianse anche, nel vero senso della parola, perché i ben pensanti dell'epoca ironizzarono sul rimmel con cui si truccò le ciglia. Erano gli anni della Beat Generation, ma nel 66, sul palco di Sanremo, ancora c'era poco spazio per i gruppi di tendenza. Se ne accorsero gli Yardbirds, ribattezzati Gallinacci, proprio da un ironico Mike Bongiorno, mentre contemporaneamente si affermava l'astro di Caterina Caselli, Casco d'Oro, con il suo spirito ribelle e l'indimenticabile gioco di mani a gomitolo. Ultimo anno della cinquina, il 67, quello della tragica morte di Luigi Tenco. 5 anni di pausa e poi Mike ritorna per 2 edizioni, quelle del 72 e del 73. Il festival parte sottotono, anche se poi, nonostante le polemiche, ne escono indimenticabili successi, come Montagne Verdi di Marcella Bella, Piazza Grande di Dalla e Un grande amore niente più di Peppino Di Capri. Un po' appannato nel 75, con Mike affiancato da Sabina Ciuffini, il festival risorgerà nel 1977. Con Mike c'è Maria Giovanna Elmi, per la prima volta il festival viene trasmesso a colori e trasloca al Teatro Ariston. Trionfale l'edizione del 79, Mike lo soprannomina il Festival del Riflusso, i giovani recuperano i valori del passato e tra questi il Festival di Sanremo, che mai come prima comincia a dare importanza anche al look ed all'immagine. La cambio io la vita. Ultima edizione, quella famosissima del 97, con la formosa Valeria Marini ed il mattatore Piero Chiambretti. Come sarebbe andata, era già scritto in quella che rimarrà la frase sanremese più famosa di tutti i tempi. Comunque vada, sarà un successo. Fila! Quello fu l'anno in cui io feci il mio primo dopo festival, tra l'altro. Ne avete saltato uno, molto importante, infatti. 1970. Lo dico perché ero il primo anno in cui io dirigevo le varietà, facemmo un bellissimo festival e c'era la Silva Coscina insieme a lui e fu il primo che facemmo votare il pubblico attraverso praticamente una selezione dai elenchi telefonici col computer, era quindi 1970, quindi non so se 13 allora no, il dodicesimo. E vinse Non cambiamo le carte, lui ci tiene. Non facciamo scherzi. No, c'è tanto sicuro. Era il primo anno che Posso chiedere a Flavio Incida quanti festival hai visto tu in televisione? Sono del 65, appunto, come ho detto prima a Mike, da quasi tutti, insomma, un'occhiata più o meno attenta a tutte le edizioni, soprattutto adesso ti metto in difficoltà. Ecco. Qual è, da un punto di vista così tecnico, diciamo, la differenza tra Pippo Baudo e Mike Bongiorno? Io mai che l'ho visto, cioè lo vedo da spettatore, non lavorato con lui, ma l'ho visto lavorare. No, ma da spettatore, qual è la differenza tra loro due? La differenza, secondo me, li accomuna una cosa, che io ho capito a Sanremo, andando indegnamente ospite, mi ha invitato da lui, la colpa è di Baudo, quindi io sono andato, però capisci là perché loro sono loro e noi siamo normali, umani, e loro sono come Pelé. Perché non è tanto quello che vedi là. No, è dietro, dentro, io sono andato dietro. È la dietro. Più fantastica macchina da spettacolo del mondo. Secondo me è una cosa di, sì. Come Sanremo non esiste da nessuna parte che del mondo. Che va fatta marciare
e da persone come loro. Cioè, quando uno deve andare a presentare, in realtà arrivare sul palco è facile, è dietro che c'è un miliardo di piani, un miliardo di persone, loro riescono a far funzionare tutto. Tu un po' di Sanremo te lo sei fatto, eh? Anche quello con Domenico Modugno è stato presentato da Mike, e poi insomma io lo conoscevo Mike ben prima di incontrarlo, perché lui è la storia della televisione, e poi ci sono stati i festival, ci sono stati tutti i suoi programmi.